Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Con lo shampoo appena fatto e con la frangetta al sicuro cominciamo questo video. Io chi sono? Sono Giusta Merpatis e vivo ad Amsterdam. E oggi, perché mi vedete così ben conciata, mamma mia raga, mamma mia, non vi invidio per niente, ma per fortuna, qui non siamo ad un concorso di bellezza, ma siamo su un social disagiato, disagevole. Bene, scusate ovviamente il rumore dei ventilatori e quant'altro, ma fa caldo, ma fa proprio un callaccio brutto, di quelli umidi, di quelli che, mamma mia, mi pare d'esta ostia. Chi sa, può capire. Allora, oggi parleremo di borse, come si dice, occhiaie, borse gonfie e rugose, e l'effetto che possono avere vari correttori e ciprie. Mettiamola così, diciamo un discorso un po' che raccoglie un po' di domande che mi sono state fatte e, come dire, abbiamo sempre un po' fatto accenni nei nostri video a queste tematiche e spesso ho fatto anche video dedicati a, però capisco che poi la gente dopo un po' se ne scorda o comunque la domanda riviene e noi il video lo rifacciamo, perché tanto che ci avevo da fare nel mio unico giorno libero? Allora, premessa, stiamo parlando di situazioni reali, di vita reale, perché quando si affrontano questi temi uno deve sempre porsi questa domanda: ma io voglio realizzare un qualcosa che mi accontenti nella vita reale, cioè nel senso quando una persona mi guarda da vicino in un contesto, te pare, il postino? Allora, dicevamo, insomma, io voglio realizzare un qualcosa che mi soddisfi appunto in un contesto di vita vera e quindi insomma face to face, lavoro, ufficio, everyday, bla bla bla, o comunque una cosa che come dire, dà un'illusione ottica percepibile soprattutto attraverso strumenti elettronici come un telefono, una videocamera, una fotocamera, una macchina fotografica, cioè nel senso trucco fotografico, trucco reale, insomma bisogna fare delle scelte, perché purtroppo è impossibile avere l'effetto di ringiovanimento, l'effetto di pelle totalmente diversa da quello che vediamo nella, insomma, applicando magari tutti i trucchi che vediamo su Instagram, su TikTok, insomma sui social in generale, nella vita vera è proprio, cioè è impossibile. Quando noi effettuiamo un cambiamento drastico visivo nella vita, quando, cioè, chi ci vede vede che c'è, che abbiamo cose sulla nostra faccia. Quindi quell'effetto di ringiovanimento naturale no, si può avere solo tramite studio della propria pelle per la risoluzione del problema, e quindi creme, robe specifiche, mediche, punture, non chirurgia, però insomma robe proprio specifiche che diano appunto un miglioramento effettivo della senza applicazione appunto di robe, creme colorate, eccetera eccetera. Quindi premessa, nel senso, una volta che tu decidi, qui in particolare, visto che comunque ci offrono insomma sui social ci offrono sempre questi trucchi per andare a coprire le vigare, però sono robe poi sempre su una pelle giovane, che invece magari poi sul nostro tipo di pelle, che è un po' più age, risulta pesante. Quindi insomma sui social già ci sono mille di questi robi, di questi trucchi. Noi andiamo ad analizzare nel caso in cui noi scegliamo di andare a correggerci una roba che non ci piace nella vita vera, cioè nel senso io faccio quello che mi è possibile per attenuare una situazione che non mi fa stare a mio agio,
Però che far sì che quando una persona mi vede per strada non pensa, Madonna mia, quanta roba si è messa questa, che si è messa tutta Sephora in faccia, queste cose così. Insomma, una roba. Quindi, dopo tutto questo pippone con questa faccia oscena, andiamo un po' nel pratico. Io non ho preso i pennelli. Ho preso i pennelli, così. Boh. Arieccice, quindi. Trattiamo insomma quello che mi è stato chiesto per lo più quando abbiamo una borsa. Quando abbiamo una borsa e dobbiamo andare a correggere l'occhiaia con una borsa, però in più rugosa. Quindi comunque stiamo parlando di pelli mature. Quindi giovani donne, ma tanto a me giovani donne non mi seguono, quindi senza insultare nessuno, io sono proprio una vecchiaccia, sono la prima vecchiaccia di turno. Quindi nello specifico, io diciamo l'unica borsetta che ho è questa. Diciamo questa qua, che è più decente da vedere. Eccolo qua. Questa situazione qua, vedete? Borsa, borsa. Le occhiaie non si presentano mai sulla borsa, si presentano in genere in questa zona qui. Qui, al massimo qui, e possono essere molto pronunciate a livello di colore o molto pronunciate a livello di profondità. Con la profondità possiamo fare poco, cioè nel senso possiamo andare appunto a andare un po' a attenuare il colore, però non è che possiamo andare a riempire quel vuoto perché altrimenti si avrà uno spessore di prodotto che non fa altro che invecchiare e evidenziare la zona e quindi non si fa. Prima di tutto bisogna agire con la skin care, cioè la cura della nostra pelle, la cura del nostro contorno occhi, quindi con prodotti schiarenti. E questi non ve li posso dire io, non ve li può dire nessuno. Bisogna che andiate da una persona, mo dico dermatologo, però cosmetologo, qualcuno che vi dia delle indicazioni rispetto alla vostra personale situazione, perché ogni pelle è diversa da un'altra. Anche se un prodotto può funzionare per 100 persone, vi dice male e su di voi non funziona. Quindi cose mirate, ovviamente, che non vi danno comunque la sicurezza, proprio quella al 100% che risolviate, ma sicuramente perdete meno tempo di vado alla cieca, seguo il consiglio di Ciccina nata nel 2020 e eccetera eccetera. Quindi cura della pelle, perché la pelle più è idratata, più è morbida, più è curata, più le correzioni che vai a fare sopra sono piccole e rendono l'apparenza più fresca e giovanile, perché comunque lo scopo è sempre sembrare più belle, giovani e fresche, perché quando invecchi non vali niente. Noi donne quando invecchiamo non valiamo niente, anzi, proprio ci calpesta, ci schiacciano, ci urinano addosso, eccetera, eccetera. Non valiamo niente. Quindi sempre giovani, belle, curate. Quindi, allora, quando abbiamo la borsa rugosa, io diciamo che per la maggior parte delle volte consiglio sempre l'applicazione di una cremina idratante, come può essere per esempio questa, ma non questa, questa di Essence, ma una cremina pescatina, rosatina, perché così quando tu vai ad applicare questa roba, ah, aspetta, può essere anche in realtà, per esempio, il concealer, questo di Maybelline, che è rosatino, no? È leggero, non va a coprire, non va a creare spessore, è una cosa leggera, adesso vi fa vedere. Ed andare sempre con questo rosatino pescatino nella zona sempre un po' a premere. Questa è la cremina di Essence, che proprio cioè, ha la densità di una crema, no? Quindi non ha lo stesso gioco del correttore. E quindi già vedete che tu vai un po' ad attenuare
quella colorazione qua che ti va ad appesantire, no? E adesso da quest'altro lato invece facciamo con il correttore di Maybelline, che è più pigmentato, però se io lo tratto come una cremina, vedete, ha leggermente più, un po' più bianco dentro. Però come risultato siamo lì qua. Vedete, questo è perché c'è la cremina, quindi comunque è più idratata la zona, quindi posso andare a metterci un altro colorino sopra. Qua invece già ho una situazione un po' più, vedete, un po' più arida, perché si è asciugato, perché è andato a piazzare il pigmento. Quindi tenete anche in considerazione questa cosa, quanti passaggi dovete fare per essere soddisfatte, perché ognuno ha sempre il suo procedimento e per questo dovete sperimentare, non esiste una roba schematica, dovete sperimentare fino a trovare la vostra sequenza di passi che va bene per voi. Punto. Poi poi il resto è fuffa. Quindi, fatta questa cosa, io non vado mai a lavorare sulla borsa, perché comunque la borsa, soprattutto se è rugosa, è un po' come questa zona qui. È piena di crepette che, come tu vai un po' a esagerare con qualsiasi pigmento, non vai che a enfatizzare. Quindi io consiglio sempre di andare a lavorare sulle zone tese del nostro viso, che sono questa zona è sempre tesa, questa si crepa, vedete, allora, anche quando faccio le smorfie, questa zona è comunque sempre più tesa di tutta questa zona qui. La zona qua che si fa è questa qua, vedete, qua si fanno le rughette, quindi quando andate a esagerare qua si può creare un po' di gioco. Quindi qui andiamo un po' a correggere il colore, dopodiché si va, se volete, con un fondo sopra, o facciamo l'esempio, se io ci metto, per esempio, aspetta, mi vado a togliere questo, c'è il mio struccante alla mano. Allora, adesso va tanto, ti consigliano tanto di mettere il bronzer sulla parte, diciamo, sulla parte dell'occhiaia, e molte hanno un effetto più naturale di appena sveglie con questo bronzer. Immaginiamo perché, se tu vai a mettere su una zona che comunque andrebbe corretta perché hai un'occhiaia marcata con degli arancioni o dei pescati, se tu ci metti un bronzer comunque vai un po' a attenuare, no? Oh, nel mio caso ci sono andata a mettere questo, che comunque è, boh, insomma, manco che colore è, però sempre allora, su di me funziona poco, perché comunque io ho una carnagione molto chiara e comunque devo andarci a mettere il fondo sopra, però come potete vedere ha attenuato la discromia e questo è anche il motivo per cui gente per anni si è sempre messo il fondotinta più scuro del proprio incarnato, perché otticamente tu vai a risolvere questa situazione con un unico colore, ok? Ma poi con gli anni e con lo studio, cioè insomma lo studio del colore anche da parte, insomma, di chi non è esperto, ha fatto, insomma, intuire questo passaggio. Quindi suggeriscono questo trucchetto per andare a attenuare, che può avere senso se c'hai un'occhiaia che va corretta appunto con l'arancione e col pescato. E poi ovviamente devi un po' andare a rendere, insomma, uniforme
questa differenza, possibilmente non facendoti la faccia, insomma, marrone e il resto del corpo arancione. Comunque l'importante, io ripeto, è sempre mettere poco, piazzato bene, possibilmente con le dita, perché con le dita si va proprio a, come dire, a dare quello che deve avere questa zona. Con il pennello crei sempre un po' di spessore, no? Che certe volte può andare a enfatizzare, cioè, certe volte, la maggior parte delle volte va a enfatizzare tutta una serie di problematiche dovute alla pelle che si sta un po' così, no? Poi, una volta corretto la parte, diciamo, del colore, corretto il colore, ad esempio. Adesso mettiamo invece questo che è più pesantone, no? Questo correttore pesantone. Facciamo così. Mettiamo il correttore pesantone, vediamo che succede. Mettiamone poco poco, come vediamo poi nei video, e stendiamolo col pennello. Vediamo che succede. Vediamo. Perché poi comunque una cosa va bene per tante persone, però poi quando diventi anzianotta, molte volte non va bene. Perché così, raga, ce la posso fare? Che è sto coso? Ah, questo lo avevo. Vabbè, uso questo. Ecco qua. Quindi che succede? Che questo vi sembra la soluzione, vi sembra la manna, no? Perché dici, oddio, mi sta coprendo pure i sentimenti e in più mi pialla, il termine che si usa di più, mi pialla, ok? È una cosa che faccio anch'io, però io faccio una scelta. Io prediligo avere tanto trucco addosso perché mi piace. Però io so che quando poi mi si vede, cioè si vede che sono truccata, si vede. Quindi la vita è fatta di scelte. Allora, una volta fatto sta cosa, che succede? Che succede una volta fatto sta cosa? Aspetta che, mamma mia, che bastone, ragazzi, che bastone. Che questa roba la devi andare a fissare, che significa che quando una roba è così coprente, no, crea, vuoi o non vuoi, un piccolo, cioè lo spessore c'è, va fissata perché sennò questa roba continua a muoversi perché è bella grassa e spessa, continua a muoversi e quindi tu qua e muovi le espressioni così e ti ritrovi magari che qua poi il tuo viso durante la giornata ha assorbito più la crema in un punto, meno la crema, e quindi puoi trovarti una situazione a chiazze, diciamo così, durante la giornata. Quindi la devi fissare. Quindi che cosa fai? Cosa fai? Segui il nostro consiglio delle nostre influencer e ti vai a mettere con il puff. Che fai? Prendi la powder, guarda, 40 euro di powder, prendi, perché io lo so, 40-60 euro di powder, prendi il puff. Prendi la powder, fai così perché ci hanno insegnato che devi fare così, così la powder va dentro e dice non è tanta, non è tanta. E poi fai così. E fai, oh, sono piallata, sono giovane, mi paro quando avevo 20 anni. Però quando tu poi fai questo lavoro, che vai a mettere la polvere, cioè fai così e le righe si vedono, le righe si vedono e si vedono che sono polverose. Guarda qua, si vede che non so se si vede là, però penso di sì, perché già l'altra volta, oddio, per Parkinson, l'altra volta una ragazza mi ha detto che si vedeva il seccume. Quindi adesso penso proprio che si vede il Tutankhamon. Guardate, guarda quanti segni. E questi sono inevitabili. Cioè, tu puoi mettere la cipria più sottile del mondo. Ne metti magari col pennello, magari non in questo modo qui, che questo è il modo dei giovani. La metti con un pennellino soft. Metti così. Vai a metterne proprio un velino. Ma la cipria è polvere.
e la polvere va ad attaccarsi alla crema che hai messo e ti va. È vero che, cioè, ne metti poco, ne metti tutto poco, sì, ti evidenzia, ma poco, e fa parte delle scelte che abbiamo scelto prima. Io scelgo, ok? Sembrare naturale, curata, con qualche difettuccio che fa parte dell'essere naturale, perché essere naturali significa essere imperfetti, mettiamola così, no? Quindi un po' di tutte quelle imperfezioni però sane, no? Che ti danno quella, anche tutti questi blush che danno quell'effetto baciato dal sole, sano, così. Cioè, l'effetto baciato dal sole sano non è quello perfetto del che mi lifta, no, è un effetto baciato al sole, che il sole ti bacia a cazzo cane, non è che ti bacia preciso per te, no? Quindi, sempre le scelte che facciamo sopra, decidiamo, vogliamo che si veda un po' chi se ne frega, oppure vogliamo, cioè, come dire, nessuno vi giudicherà per questo, e chi vi giudica c'è, cioè, un problema suo, capite? Cioè, dovete entrare anche in questo loop. Quindi il mio consiglio è sempre non andare a esagerare sulle zone, oddio, mollicce, perché ce l'ho anch'io, no? Non andare a esagerare col prodotto su queste zone, vedete, un po' che se vanno un po' a crepà, queste zone qui, non so se riuscite a percepire, e tenersi sempre naturali e lavorare il prodotto cremoso con le dita, per avere un effetto veramente naturale. Poi, se non si vuole, con un pennellino di questo tipo, di questi che vanno un po' a mimare, no, la densità del dito, come può anche essere una spugnetta, di quelle, oddio, aspetta, vi faccio vedere, ce n'ho una di mano, se non rompo tutto, tutto rompo io, tutto. Allora, c'ho anche la spugnetta io, però non la uso mai. Io, se uso la spugnetta, la uso comunque asciutta, proprio perché mi va a, capito, mi va a premere come se fosse un dito, e mi assicura che non ci siano residui di prodotto, però senza andare poi a togliermelo, non so, senza andare poi a rovinare il pigmento che sto andando a piazzare. Ci sono anche robe di questo tipo. Tu vai, track, dici: oh, a me mi piace che con le dita non mi voglio sporcare le mani. Ci sono cose di questo tipo, e insomma, ce ne sono di ogni. Poi, quindi, nel momento in cui tu metti la polvere, si vede, ok? Sempre. Se tu metti uno strato sottilissimo di crema piazzato bene, uno strato sottilissimo di polvere piazzata bene, spray fissante di quelli idratanti, hai comunque un effetto naturale, ma poi lì rientra un'altra scelta: quanto mi deve durare sto make-up senza che ci rimetto le mani sopra? E lì si apre un altro albero di scelte, e che appunto non possiamo fare, che già stiamo a mezz'ora di video e poi la gente ci sputa dietro e addosso. Quindi, come dire, facciamo un punto della situazione. Cosa scegliere nel momento in cui io voglio, oddio, scusate, sto tremando, sto posando, ma qua appena muovo la roba trema tutto, la serietà. Cosa andare a scegliere? Sicuramente scegliere dei prodotti molto, cioè, morbidi e idratanti, quindi prediligere alla coprenza. Sempre nella scelta, mi fate ripetere, prediligere e avere la consapevolezza che non c'è una soluzione definitiva, ma dovete trovare la vostra, perché poi metti che, ultimo pensiero e riflessione, perché allora vedete, ci sono tanti modi adesso di trovare una sequenza di passi,
per risolvere, per ovviare a un problema di specifico come questo. Quindi io posso semplicemente cercare su Google come coprire un'occhiaia, come, e vi spuntano. Poi ci sono mille guru che vi spiegano, mille influencer, mille content creator che vi dicono la sequenza di step, che più o meno è sempre la stessa, però per me l'importante è che voi riflettiate prima di fare anche una domanda, perché oltre alla sequenza di step che può essere giusta o sbagliata per una persona, per un professionista o per un altro professionista, dovete capire che volete voi, io che effetto voglio, ok? Perché io ti posso dire, guarda, la sequenza perfetta è questa, e tu mi dici, ma questa non mi piace, su di me non mi vedo, ok? Anche se è la sequenza giusta, anche se lo dice il Papa, si affaccia la mattina e ti dice, guarda, ti devi mettere la crema, se no, e tu dici, oh, ma io non mi ci vedo, e poi ritorni automaticamente a fare quello che facevi prima perché ti vedi bene con quello, o ci sarà un motivo per cui la gente con le labbra come due virgole continua a mettersi il rossetto rosso con tutto, e tu dici, guarda che il rossetto rosso enfatizza una situazione che tu dovresti camuffare, cioè, capito che ti voglio dire? È così. Quindi, cosa vuoi tu? A seconda di come vuoi apparire tu, fai la domanda. Io ovviamente rispondo in modo molto generico perché per me è importante che uno sappia tutte le strade che può intraprendere, e poi a seconda della strada decide poi a chi rivolgersi. E ovviamente per un consulto professionale e ovviamente non a domicilio, uno ci si può rivolgere anche a un content creator che non so, considera che ha fiducia, perché alcune lo fanno, alcune professioniste. Anche io lo faccio, anche sono tantissime professioniste che lo fanno, che ti danno il consiglio specifico, la roba che ti serve, ti dice anche, guarda, io ho questo prodotto, come faccio? Perché poi ognuna di noi, soprattutto chi cerca di risolvere questa roba qui, avrà provato mille cose, avrà a casa mille cose, che magari non ha dato il giusto spazio, il giusto pensiero, il giusto. Quindi, detto ciò, la devo finire tardi, io lo so che voi mi sì, ascoltereste i miei video per ore e ore e ore, lo so, ma tutte le cose belle finiscono, e quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, spero di esservi stata un pochino utile. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale così che io possa aiutare molte più persone ad avere un pensiero in più riguardo al make-up, che non è solo comprare vagonate di roba che vi consigliano e bla bla bla, ma è un bel gioco da fare sul nostro viso. E like, commento, perché così YouTube, perché ormai, cioè, si sa, noi abbiamo solo un valore, sì, se siamo giovani, ma se siamo likeati e commentati. E niente, vi invito a seguirmi sui vari social. Oh, che due coglioni. Vabbè, ciao. Cioè, dai, su, fate i bravi, ma non troppo, che la video mozzica. Disagio Makeup Community su Telegram. Ciao.